Ciao a tutti, oggi su richiesta realizzerò il video della torta all'ananas. Avevo già inserito questa ricetta nel blog, ma mi hanno chiesto di fare il video, quindi oggi farò il video della torta morbida all'ananas. Gli ingredienti sono 150 g di farina, 100 g di zucchero, 100 ml di latte, 80 g di burro fuso, 2 uova e mezza bustina di lievito. Queste sono le dosi per fare la base della torta. Poi dovremo preparare la crema e gli ingredienti per la crema sono 4 tuorli, 40 g di farina, 100 g di zucchero e 400 ml di latte. Per decorare la torta avremo bisogno di fette di ananas, ciliegine candite e succo d'ananas, tutto quanto basta. Oggi sono a casa della mamma perché questa è una sua ricetta. Allora, come prima cosa prendiamo una ciotola, ci mettiamo le uova, lo zucchero e andiamo ad amalgamare con lo sbattitore elettrico. Adesso andiamo ad inserire il burro fuso, il latte e andiamo ad amalgamare sempre con lo sbattitore elettrico. Adesso andiamo ad incorporare la farina nella quale abbiamo aggiunto anche mezza bustina di lievito e amalgamiamo sempre con lo sbattitore elettrico. Ho imburrato e infarinato uno stampo basso tipo quelli da crostate e adesso vado a mettere l'impasto. Poi la andremo a cuocere in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti circa. Mentre la torta è in forno possiamo preparare la crema. Le ho messo in una ciotola le uova e adesso uniremo lo zucchero. E amalgamiamo bene. Adesso incorporiamo la farina un po' alla volta e la setacciamo. A questo punto possiamo aggiungere il latte, lo aggiungiamo a filo e il latte l'ho un po' intiepidito, l'ho messo sul fornello, l'ho scaldato un pochino perché deve essere tiepido. Abbiamo incorporato tutto il latte, adesso metteremo questo composto in una pentola e andremo a cuocere la crema sul fuoco. Continueremo a mescolare, all'incirca ci verranno 10 minuti. Ecco la nostra crema che si sta addensando, è quasi pronta. Questa è la nostra torta appena sfornata, la lasciamo raffreddare un attimo all'interno della pentola. Questa è la torta che abbiamo sfornato e come vedete adesso andiamo a bagnare sul rovescio, quindi sul fondo della torta, andiamo a bagnare con il succo di ananas che abbiamo preso dalla confezione di ananas sciroppato. Dopo averla bagnata andiamo a mettere uno strato di crema. Adesso andiamo a decorare la torta con le fettine di ananas sciroppato. E decoriamo con le ciliegie candite. Ecco, la nostra torta all'ananas è pronta. Tenetela in frigorifero fino al momento di servire. Come vedete, è un dolce facile da fare
È un dolce morbido e rimane morbido anche diversi giorni. È anche molto bella da vedere, quindi se vi capita di ricevere un invito a cena, preparatela perché sembra una torta uscita dalla pasticceria e potrete stupire tutti. Ciao a tutti, spero che il video vi sia piaciuto.